Ho comprato questo muletto, è un OM diesel con un motore Fiat 3 cilindri. Ha la colonna davanti che è un'alzata di circa 3 metri ed ho scelto questo modello proprio perché tra i muletti più vecchi è il tipo più recente ed è anche il più semplice da utilizzare perché anziché avere il cambio meccanico con le classiche marce ha l'invertitore idraulico che sarebbe questo qui, questa leva qui. E anche l'idroguida, che non è cosa da poco per questi modelli vecchi. E anche il traslatore sulle forche davanti. Poi, per quanto riguarda le sicurezze, non è messo malissimo, anche perché ha il lampeggiante e l'avvisatore acustico della retromarcia. Anche il rollbar, cioè una specie di rollbar con il sedile con la cintura di sicurezza. Adesso, prima di provarlo, lo voglio sgrassare e lavare bene con l'idropulitrice, dato che anche il motore è tutto sporco di polvere e di olio incrostato, quindi lo voglio ripulire tutto per bene. E poi voglio controllare anche i livelli dei vari oli e se è necessario li cambio.
vedi quella? Almeno, almeno passa l'aria. Ah, passa l'aria, non ti preoccupa. Io ho detto già tocca allentarle più le fasce. Io ho detto purtroppo rallentata però. È perché è lungo questo come coso. Tocca la cava anche da andare a far di là. Allora questa la leviamo. Il bel video. Eh? Il video. Vedi? E quindi. E allora mi ha detto, guardi, gli ho detto guardi, facciamo tanto la prossima settimana, va bene uguale, non si preoccupa. Ma che va bene che ne è pulito. Era tranquillo perché era sporco. È nero. Armonta questo un po'. Questo? Ti fa il video. Ma questo non è come questo, vedi? Ma che cosa vuol dire? E lui che questo è per. No, per quello l'hanno storto, no? Ah, questo sarà storto. Questo, però vedi, di qui c'è l'ingresso. E di qui l'uscita, quindi la sta così. Ecco. Allora montiamo questo. Questo lo buttiamo via. Dopo poi carica tutto l'impianto, ci arvoglio. Bisogna spedalare. Solio non dovrebbe andare, ma no, no. Comunque sta di fatto che butto il dito sopra, almeno così, insomma, non che fumo che fai. Comunque non mi sembrano tanto rovinati questi. Ma è un vecchio, no? Da quanto tempo? Sarà da tempo che. Basta, tanto si butta ormai. No, e tanto questa di qui la pompetta è pulita. Questa leva ristretta? Sì. Qui la stretta. E tanto dopo tocca allentarla. Il filtrino questo l'ho cambiato, i filtri quelli gli marmessi. E adesso tocca ricaricare l'impianto. E vedere se si arpa. Adesso proviamo. Aspetta. Questa. Dai del coso. Ecco. Vale. No, non le stringi tanto. Come no? Adesso toccherai dopo altre 4-5 pompate che va fino alla pompa. Ok, i filtri li abbiamo cambiati, l'ho provato, funziona bene, ho rifatto tutti quanti i livelli degli oli, quindi olio motore, l'olio del cambio, l'olio idraulico, tutti quanti gli oli e funziona bene. Adesso l'ultima cosa che voglio fare, voglio cambiare il sedile perché questo qui è rotto. Ho trovato questo qui che è di seconda mano, però ancora è buono.
quindi lo voglio cambiare. Allora, dato che questo edile, che è quello che devo andare a montare, aveva un'altezza troppo elevata e quindi non andava bene, perché quando ci salivo sopra sbattevo la testa sopra il roll bar, ho dovuto smontare il sotto, tagliare lo schienale e togliere questo perché lo spessore era questo qui, quindi questo lo tolgo. Il sedile lo fisso direttamente alla base del muletto e poi questo qui lo saldo sul piano del muletto, così, e penso che dovrebbe andare bene.